Amici, ben ritrovati a voi tutti dopo qualche servizio, mansione casalinga, poi continuerò dopo. Ci ritroviamo per nuovi video, sicuro questo è quello sulla Champions League di basket e poi se c'è qualcos'altro, d'altronde ieri c'è stato un menù ricchissimo con 13 video circa. Bene, parliamo di Eurolega. In questa settimana Tour de Force, due turni. Partiamo dalla terza giornata che si svolgerà tra domani e mercoledì, giovedì e venerdì invece la quarta giornata, ma parliamo della terza giornata. Domani Stella Rossa Žalgiris alle 19, Alba Berlino Anadolu Efes alle 20, Lyon Villerbon Panathinaikos alle 20:45, Baskonia Zenit San Pietroburgo alle 21, Valencia Barcellona alle 21, il 14 Maccabi Tel Aviv Bayer Monaco alle 18:30, Fenerbahce Zesca Mosca alle 19:45, Olympiacos Olimpia Milano alle 20, Real Madrid Khimki Mosca alle 21. Giornata 4, Žalgiris Anadolu il 15-10 alle 19. Stesso giorno, Lyon Villeurbanne Stella Rossa alle 20:45. Sempre il 15, Barcellona Panathinaikos alle 21. Sempre alle 21, Valencia Zenit San Pietroburgo. Poi CSKA Mosca Alba Berlino 16 alle 19, Fenerbahce Bayern Monaco alle 19:45, Olympiacos Maccabi Tel Aviv alle 20, Olimpia Milano Real Madrid alle 20:45, Baskonia Khimki Mosca alle 21. Diamo uno sguardo alla classifica momentanea che vede con due vittorie su due, Fenerbahce, Valencia, Žalgiris, Olimpia Milano e Zenit San Pietroburgo, il Bayern Monaco una vinta, una persa, stessa cosa per Barcellona, Olympiacos, Stella Rossa, Maccabi Tel Aviv, Baskonia, Panathinaikos, CSKA Mosca 0 vittorie, 2 sconfitte, Anadolu Efes, Khimki Mosca, Lyon Villeurbanne, Alba Berlino e incredibilmente Real Madrid. Bene, questo qui, quindi un resoconto del basket maschile Eurolega, doppio turno di questa settimana. Ci vediamo a Frappe per la Champions League, sempre di basket maschile. Alla prossima, sempre qui con Nicola De Lucia, ciao!